Toscano Maderno non solo cultura, non solo turismo, non solo manifestazioni, ma anche sport, voglia di aggregarsi, voglia di portare, vediamo qui, i bambini a giocare, ma non solo i bambini, sport inteso come calcio, come vela, insomma, credo che il sindaco Roberto Righettini possa essere soddisfatto di quello che il suo comune offre. Ma io sono altamente soddisfatto di quello che il mio comune offre, anche perché mi sono accorto quest'anno con un opuscolo fatto voluto fortemente da Giannita, dal nostro componente dell'amministrazione comunale, che ha raggruppato in questo opuscolo, questo pieghevole, tutte le associazioni sportive che ci sono a Toscano Maderno. Non sapeva neanche lei quante erano. Esatto, io ne ho sempre sentito parlare, però globalmente non lo sapevo, non sapevo il numero globale, e soprattutto ho visto che l'offerta alle famiglie, ma anche a chi comunque arriva nel periodo estivo, è molto 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 vasta. Devo dire che la ricchezza è tanta, è paragonabile alla riserva d'oro che abbiamo nella Banca d'Italia, che in sostanza questa riserva fa ben sperare sicuramente per il futuro, anche perché vuol dire che il nostro paese è vivo e soprattutto è vivo con i giovani. Dobbiamo riconoscere all'assessore Giambattista Ita, al comune, all'amministrazione comunale, ai ragazzi, ai giovani, che la volontà di stare al passo con i tempi, con lo sport, esiste. Oggi parliamo giustamente di Toscano Calcio. Tempo fa avevamo presentato la prima, come si dice nei termini, prima squadra, oggi invece facciamo un po' tutto quanto riguarda il calcio. Ecco, è importante la prima squadra, però secondo me, secondo l'amministrazione comunale e anche la società nostra del calcio, tutto il settore giovanile. Come vedete nel filmato tra poco, è schierati una quantità, io dico addirittura enorme, di bambini, dai 6 anni ai 14 anni, sono lì circa 120-130 bambini, sono 7 squadre, 20-25 per squadra, perciò è un numero elevatissimo, e tutti i bambini che erano sparsi negli altri oratori o nei campi di calcio sono tornati, perché la società sta investendo sul proprio settore giovanile, perciò sarà un anno memorabile, perché mai successo che a Toscano Maderno ci sia un numero così esagerato, ma nel senso buono, di bambini. Dire che si trovano bene, se no... Ecco, si trovano bene, perché via per la società. Poi, come hai detto tu benissimo, abbiamo un impianto sportivo che sono in pochi a averlo, in mezzo agli ulivi, ma con un'organizzazione che ci vige tutto l'alto garda.